Buongiorno, anche quest'anno, nell'anniversario del 7 aprile 1944, la Società Dante Alighieri, Comitato di Treviso, ricorda con una lettura il tragico Venerdì Santo del 7 aprile 1944, giorno in cui la città di Treviso fu travolta da un terribile bombardamento da parte degli alleati. Furono sufficienti 7 minuti per distruggere cose, case, persone e ridurre la città a cumuli di macerie. E a memoria di quell'evento di guerra che vorremmo dimenticare per la sua atrocità, ma che la memoria storica ci invita a ricordare, ho scelto di leggere una testimonianza di Ernesto Calzavara, trevigiano, avvocato e poeta, che ha vissuto da vicino, proprio in occasione di una sua visita a Treviso da Milano, l'atrocità di quella giornata. Ernesto Calzavara nasce a Treviso nel 1907. Nel 1932 si laurea in giurisprudenza a Padova. 2 anni dopo si trasferisce a Milano, dove intraprende con successo la carriera di avvocato, che avrebbe proseguito parallelamente alla sua produzione letteraria. Pur risiedendo a Milano, non abbandona la terra natale, che resta il suo costante buon ritiro, come egli affermava. La marca trevigiana sarà infatti l'ispiratrice principale della sua poesia e delle sue riflessioni filosofiche. Diceva egli stesso: l'avvocato deve mantenere il poeta. Ecco dunque la toccante testimonianza che Ernesto Calzavara scrisse il 10 aprile 1944 dopo essere rientrato a Milano. Per evitare le frequentissime interruzioni della linea normale, giovedì 6 ultimo scorso partii nel pomeriggio per Mantova, dove pernottai in stazione e all'alba ripresi il treno per Padova, donde in autocorriera per Treviso. A Zero Branco, alle 13, ci sorprese l'allarme. Duelli aerei, spari delle contraeree, boati e fischi lontani delle bombe che piovevano sulla città. Erano nugoli di apparecchi, ne abbiamo contati circa 200, che procedevano a gruppi serrati come in parata e piuttosto alti. Giunti a Treviso, ci fermammo alla porta Santi 40 perché le ostruzioni sulle strade prodotte dal bombardamento impedivano di andare avanti. Corsi da mia sorella Bice e appresi che tutti erano salvi e le nostre case pure. Distrutti invece la casa di proprietà di suo marito in via Orsoline e il palazzo Avogadro ove abitavano i suoi. Ritornato in città attraverso rovine e rottami d'ogni sorta, valicando montagnole di detriti e di calcinacci, tra il fumo degli incendi e la gente ferita e terrorizzata, andai in ospedale da mio fratello chirurgo. Quivi la gente entrava a fiotti su veicoli o a piedi. Erano tutti pesti, laceri, sporchi, sanguinanti, zoppicanti. Chi gridava, chi piangeva, chi chiamava aiuto i parenti perduti, chi se ne stava da parte, intontito e stralunato. Infermieri, medici e suore correvano a medicare e a soccorrere. Dappertutto barelle che giravano, feriti a terra, in cortile, sulle scale, nei corridoi. Alcuni lievi, altri agonizzanti. Altri che urlavano come dannati e sangue dovunque. Uscito ancora e incamminatomi verso il centro, rovine su rovine, strade impraticabili, grovigli di fili, di travi, di tavole, di pietre e morti tratti dalle macerie deposti alle cantonate in lunghe file per terra, nelle chiese, sotto i portici. Borghesi, militari, donne, fanciulli, alcuni irriconoscibili, tutti imbrattati di polvere e di sangue, deturpati.
riuscivo a vincere il raccapriccio con una segreta quasi animalesca, mai provata soddisfazione di sentirmi io vivo e illeso. Alcuni rifugi furono centrati in pieno, tali quelli di Piazza Bersaglio, San Nicolò e via Fiumicelli, Carnai. Le case tutte crepe, oppure sbrindellate, sbriciolate, rase al suolo, sono da ogni parte. In 25 secoli di vita, questa città non credo abbia avuto una catastrofe collettiva di tale proporzione. Ora tutti scappano via da quel luogo come se fosse diventato una valle della morte. Con ogni mezzo la gente porta via le sue masserizie verso la campagna. Nessuno vuol dormire in città. Nei prati, fuori le mura, la gente bivacca. D'altro canto, la vita è diventata difficile. La luce in molti rioni manca, il gasometro è saltato in aria, la centrale elettrica sul Sile lo stesso, il telefono non funziona, la ferrovia è rimasta coi binari contorti e divelti da Lancenigo fino verso Sant'Angelo. L'edificio delle poste è crollato quasi per intero, tanti altri edifici, pubblici e privati, non esistono più. Lasciando le muraglie, gli asfalti e i cementi milanesi, volevo attendere nei miei campi l'arrivo di questa tarda primavera. Invece, questa volta, sentivo un peso dentro il cuore, un peso così enorme e angoscioso che solo ritornando qui, lontano da quei luoghi, mi incomincia ad andar via. Tra qualche giorno mi passerà. Certo, mi passerà.